Dal 1 gennaio sarà più complicato per le banche andare incontro ai clienti in difficoltà. Con il 2021 entreranno in vigore le nuove regole comunitarie per privati e aziende che hanno finanziamenti in corso presso un istituto bancario. A lanciare l'allarme è il direttore generale della BCC Montepruno di Rossigno, Michele Albanese. Questa mattina in rassegna stampa ha ricordato cosa cambia. Basterà in effetti anche un arretrato nei pagamenti di solo 100 euro per i privati per 90 giorni per finire in una classificazione che le banche hanno e che classificano in cosiddetto default. Ma tradotto in parole povere, si diventa cattivi peccatori per 100 euro solo dopo 90 giorni. Quindi questo preoccupa un poco. Per le aziende e per le piccole e medie imprese l'importo è di 500 euro, ma comunque sono somme che noi riteniamo che non tengono conto di quelle che sono le logiche che abbiamo sempre sostenuto, che vanno a valutare quello che noi usiamo dire rating umano. Diventeremo effettivamente tutti dei numeri, questo ci preoccupa. L'invito, ha detto Albanese, è di tenere alta la guardia e prepararsi all'ennesimo colpo basso che l'Europa sta tirando al nostro mondo e alla nostra economia. L'associazione bancaria, nonché anche le associazioni di categorie nostre, stanno facendo i salti mortali per cercare di far slittare questa classificazione e queste normative, far slittare o modificarle. Il 19 si riunirà il Consiglio della BCE e noi auguriamo e speriamo tanto che si ravvedano. Ma quello che Albanese chiede è soprattutto più autonomia per le BCC. Ci diano delle regole differenti dai grossi istituti e che ci diano la possibilità di avere quelle autonomie necessarie e sufficienti per assistere il territorio stesso.